credo che la risorsa acqua possa essere considerata la risorsa per eccellenza. Fa parte del nostro corpo, noi abbiamo un contenuto d'acqua del 70%, fa parte del nostro pianeta, il nostro pianeta sarebbe morto senza l'acqua e ha un collegamento diretto con tutte le nostre attività, la produzione degli alimenti, la nostra salute, l'igiene del nostro corpo, ha dei collegamenti diretti con degli aspetti di estetica, ha delle religioni, della cultura, dell'arte, quindi insomma io credo che ha un aspetto olistico della nostra vita. Purtroppo c'è il problema di scarsità dell'acqua e soprattutto il problema è l'accesso all'acqua potabile. Nel 1990 solamente il 77% della popolazione aveva accesso all'acqua potabile. Dopo la ratifica degli obiettivi del millennio da parte dei paesi delle Nazioni Unite c'è stato un miglioramento. Attualmente siamo arrivati all'87-88% della popolazione, significa che il 13% ha ancora questa difficoltà. Si sta parlando in numero assoluto di 885 milioni di persone che non hanno l'accesso all'acqua potabile, cioè con una certa qualità. Nell'Africa subsahariana, nelle regioni dei paesi arabi, nell'Asia meridionale e in India. È un bene così prezioso da essere anche minacciato. I problemi che si dovranno affrontare in futuro sono sicuramente legati anche all'incremento demografico. La popolazione cresce con un ritmo di 80 milioni di persone all'anno. L'incremento della domanda dell'acqua è di circa 64 milioni di metri cubi all'anno. Per cui la situazione è critica su questo aspetto, come anche critica dal punto di vista del tenore di vita. Un'altra pressione sull'acqua da non sottovalutare sono le situazioni di conflitto, le situazioni di guerra o le crisi del cibo, degli alimenti che spingono intere popolazioni a migrare. Quindi possono creare delle pressioni enormi sui paesi ospitanti per quanto riguarda proprio la distribuzione della risorsa e la disponibilità della risorsa. Quali sono le opportunità per una corretta gestione del bene acqua? Sicuramente aprirsi e divulgare maggiormente e dare una informazione più dettagliata a chi ha il potere decisionale. Il secondo aspetto importantissimo è quello delle riforme in funzione di una gestione efficiente dell'acqua, perché l'acqua non può essere considerata come un aspetto sé stante, ma ha delle sue relazioni con tutti gli altri settori, quindi il settore dell'energia, il settore dell'agricoltura e così via.